Andiamo ad analizzare come ci appare la schermata e quando apriamo la posta elettronica e quindi le varie cartelle, i vari spazi. Ecco cosa ci appare quando apriamo il nostro indirizzo di posta elettronica. Adesso qui ho uno di servizio. Allora, questa è l'impostazione della posta che vedremo in maniera dedicata. Qui c'è l'help, naturalmente qui andiamo a selezionare altre app collegate all'indirizzo di posta elettronica, quindi Classroom, le cose, sappiamo che tutte le app sono collegate all'indirizzo di posta. Questa è una funzione cerca molto importante che analizzeremo a parte. Andiamo a concentrarci un momento su questa zona qui. Quindi scrivi naturalmente per scrivere un messaggio, questa è la cartella fondamentale, quindi posta in arrivo. Mi dice il numero di mail non lette in particolare. Qui appunto ci sono tutta una serie di cartelle, alcune a mio parere abbastanza inutili e che come dire, non fanno altro che fare confusione, insomma, appunto gli speciali, se sono stati contrassegnati con la pallina, ecco, ma in realtà non sono altro che delle repliche, perché tutto è comunque in posta in arrivo. Anche per esempio questa posticipata io la trovo molto interessante. Quelle fondamentali sono posta in arrivo, inviati naturalmente, quindi qui vediamo il messaggio che ho inviato, il programma, questa è una cartella interessante perché se ho programmato delle mail sono in questa cartella e posso vedere dove sono, la cartella bozze, dove finiscono tutte le mail che ho chiuso inavvertitamente, mi si è chiuso il computer, eccetera. In realtà non viene buttato niente, okay. Finisce tutto nella cartella bozze. Ogni tanto è bene anche andare a ripulire, adesso vediamo. Qui poi ci possono essere altre etichette che io faccio, appunto. Andiamo e che a mio avviso no, non hanno più molta utilità, cioè. C'è cliccando su altro che cosa andiamo a selezionare, a vedere, appunto anche qui messaggi importanti, ok? Qui è un'organizzazione che ognuno si deve un po' trovare, ma in realtà a mio avviso non sono molto utili questo tipo di cartelle, perché in realtà se uno diciamo, ha una posta in arrivo ben organizzata e gli oggetti sono messi bene e attraverso la funzione cerca, in realtà ritrova tutto. Tutti i messaggi, appunto, è diciamo una cosa onnicomprensiva nel momento in cui qui possono esserci altre sottocartelle che si stabiliscono dall'impostazione, perché oltre posta in arrivo, io qui spesso ho forum, ho promozioni, eccetera. La presenza di queste cartelle qui in forma di linguetta le posso stabilire in impostazione e poi lo vedremo in maniera specifica. Quindi torno su altro. Naturalmente, altra cosa importante è lo spam. Ogni tanto controlliamolo e eventualmente ripuliamo. Quindi basta semplicemente cliccare qui, selezionare. Adesso in questo momento non c'è, quindi non te lo seleziona, però poi nel momento in cui selezioniamo i messaggi compare, svuota lo spam e comunque in generale dopo 30 giorni vengono rimossi. Ogni tanto controlliamo perché magari può finire nello spam cose invece che non vogliamo si finiscano. Il cestino, che ovviamente dentro il quale finiscono tutti i messaggi che abbiamo cancellato, che appunto non sono eliminati del tutto, ma finiscono nel cestino, e anche questo il cestino viene svuotato in automatico dopo 30 giorni. Ogni tanto è bene svuotarlo, diciamo, comunque manualmente, basta selezionare qui per selezionare tutti i messaggi e semplicemente si dice svuota il cestino. Se per caso cioè, prima di svuotarlo, per esempio, magari io posso selezionare, magari deselezionare questi tre messaggi che
non voglio cancellare, magari ne so, per esempio questo qui non lo voglio cancellare e neanche non lo so questo, allora li deseleziono e poi magari faccio svuota il cestino basso. Quindi in questo caso mi dice 27 messaggi, continuare, no, magari aspetto un attimo, ok, quindi perché l'eliminazione in questo caso è, diciamo, definitiva, anzi più che metterei, diciamo, eliminerei qui, perché se si fa svuota il cestino vengono svuotati tutti, ok, vengono eliminati tutti in automatico. Se per caso mi sono accorta che nel cestino è finito un messaggio che non ci doveva finire, lo ci clicco sopra, anche più di uno, e vado, diciamo, a selezionare questa cartella con la freccia e gli dico sposta in, per esempio, posta in arrivo oppure appunto altre cartelle se le ho fatte, okay, diciamo, sposta in posta in arrivo e quindi mi viene detto azione completata, vado in posta in arrivo e ritroverò i messaggi, vedete, nella posizione in cui li ho ricevuti. Quindi se un messaggio di 2 giorni fa lo ritroverò non in cima, lo ritroverò nella stessa posizione, quindi nella stessa data. Sappiamo che qui, per esempio, vediamo l'ora di invio, l'ora di ricezione, ok? In posta inviata invece ci sarà, comparirà l'ora di invio e i messaggi sono l'ultimo, naturalmente è quello che compare per primo, quindi andrà scorrendo, naturalmente vedremo i messaggi più belli. Per scorrere tra i messaggi, tra le varie schermate della posta, possiamo anche usare questa freccetta qui, andare quindi scorrere, diciamo, le adesso qui non ci sono, c'è una pagina sola, però appunto si può andare avanti e indietro tra i messaggi usando queste frecce. Torniamo alla cartella qui, altro. Appunto possiamo avere la cartella forum e promozioni qui oppure posizionata qui, adesso vedremo in che modo, e potremmo, diciamo, creare delle nuove etichette, quindi delle nuove cartelle dove andare a sistemare particolari, diciamo, particolari settori di posta. Allora, una volta era più pratico questo tipo di azione perché con i filtri si poteva, per esempio, stabilire che tutti i messaggi del dirigente vanno da una parte e tutte le cose da un'altra parte. Adesso è molto più complicata questa cosa, poco utile, anche perché spesso i messaggi, in particolare per scuola, è molto difficile filtrarli, stabilire, diciamo, per esempio se li manda solo il dirigente, magari li manda più persone e così via. Per cui in realtà con una certa accortezza si può tranquillamente stare semplicemente in posta in arrivo, ecco, quindi non avere troppe cartelle. Io soprattutto appunto questa questione degli speciali, posticipati, eccetera, le trovo veramente poco utili. Ecco, o come per esempio la cartella aggiornamenti che ha una replica, per esempio di alcune. Altra parte interessante e abbastanza nuova, recente, è per esempio la zona riservata a Meet, quindi noi possiamo lanciare una nuova riunione direttamente dalla posta, quindi nuova riunione, se clicchiamo su nuova riunione ci si apre una finestra appunto in cui possiamo andare poi diciamo, a fare gli inviti, ok? Oppure viceversa, se diciamo, abbiamo pianificato delle riunioni in calendar, sono qui nel calendar personale però, nel calendar personale collegato a questo indirizzo di posta elettronica, quindi non i planning
per il tempo 5, diciamo, per la scuola secondaria, non i plani, soltanto i calendar personali. Qui c'è invece la sezione dedicata ad Hangout, quindi alle chat o anche eventualmente alle videochiamate, ma le videochiamate significa di fatto poi aprire un Meet sostanzialmente. Quindi per lanciare una chat, una conversazione, diciamo, in Hangout, clicchiamo qui su questa nuvoletta, quindi andiamo a cliccare sopra e compare il più, quindi per avviare una nuova conversazione, quindi una nuova chat, quindi inseriamo il destinatario oppure un gruppo di destinatari e possiamo chattare. Eventualmente possiamo attivare anche una videochiamata se il Meet è attivato, però di fatto attivando la videochiamata vi si apre la finestra di Meet sostanzialmente. Ultima cosa, se clicchiamo qui su queste tre vignette andiamo a cancellare, diciamo, la visualizzazione del menu sostanzialmente. Non lo farei mai perché è sempre molto comodo averlo, diciamo, qui di fianco.